Quanto concerne il consumo energetico e l'efficientamento dei consumi delle attività artigianali e commerciali, ce ne parla Fabrizio. Sì, allora, per farvi capire di cosa si tratta brevemente, vi farò un semplice esempio, in quanto l'argomento verrà poi trattato e sviluppato meglio nell'incontro del 16 a cui faceva riferimento prima Fabio. L'esempio lo prendo da un'azienda che ho incontrato poche settimane fa, nell'ambito del mio lavoro, diciamo, un'azienda che è situata tra l'altro a pochi minuti da qui, in via per Verziano a Brescia, in via Verziano a Brescia. Questa azienda cosa ha fatto? Ha dato mandato ad una società che si occupa di efficienza e risparmio energetico, e tali società, come vedete, sono chiamate, vengono chiamate ESCO, che è un acronimo di un'espressione inglese che quindi sta per Energy Service Companies, e ha dato mandato a questa azienda di fare una valutazione del consumo energetico, appunto, del suo consumo energetico. Fatto ciò, la società, con un brutto termine, diciamo, che però fa capire bene, ha efficientato il sistema energetico dell'azienda mettendo la norma ed intervenendo su dispersioni, malfunzionamenti e diseconomie del sistema energetico. Alla fine degli interventi, che sono totalmente a carico della società che li esegue, quindi l'imprenditore, l'impresa non ha tirato fuori un euro, non ha investito un euro per questo. Quindi alla fine degli interventi l'azienda si è ritrovata ad avere un risparmio del 20% sulla bolletta energetica. Questa azienda per 5 anni però continuerà a pagare la stessa bolletta che la pagherà alla società che ha fatto gli interventi, la stessa bolletta che ha pagato fino ad oggi. E in questo modo coprirà i costi della società che ha fatto gli interventi e questa avrà un ricavo. Alla fine di questo periodo però l'azienda si ritroverà con gli impianti nuovi e manutenuti, anche perché la manutenzione è a carico della società che ha fatto l'intervento, che ha fatto gli interventi, e inoltre si troverà un sensibile risparmio sui propri consumi. Naturalmente l'azienda avrebbe potuto decidere anche di incamerare da subito parte dei risparmi, quindi suddividendoli con la società che ha fatto l'intervento, allungando i tempi di rientro, verso la società che ha fatto gli interventi. Noi intendiamo applicare tale strategia in primo luogo su tutti gli edifici di proprietà comunale, tutti gli edifici pubblici, anche perché questo tipo di società sono nate facendo questi interventi proprio sugli edifici pubblici e poi la cosa si è estesa anche al privato, diciamo così. Quindi noi faremo questa cosa sugli edifici pubblici per renderli efficienti e generare importanti risparmi per l'amministrazione, per il comune. E proporremo tale sistema alle imprese di San Zeno, accompagnandole però anche nell'iter burocratico, in modo che possano godere alla fine del ciclo di notevoli risparmi che si generano appunto a seguito di questi interventi.